Nel Vangelo di oggi Gesù propone ai suoi discepoli due grandi e potenti immagini, due metafore riguardo a quello che è il loro ruolo che saranno chiamati a svolgere se trarranno buon frutto dal discepolato, cioè dal fatto di seguire Gesù. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Però è interessante che al di là del parallelismo che troviamo tra queste due espressioni, nel modo in cui vengono costruite le espressioni, i due messaggi che vengono dati ai discepoli sono differenti. Voi siete il sale della terra, ma se il sale dovesse mai perdere il sapore, con che cosa glielo si potrà ridare? Ecco che allora il primo messaggio è un messaggio che riguarda la loro interiorità, il fatto di prepararsi, il fatto di prepararsi ad essere, come vedremo, luce del mondo, stando attenti ad essere sapidi, ad avere sapore. Tra l'altro il termine latino sapio, da cui deriva sapienzia, sapienza, in origine, originariamente, etimologicamente, richiama proprio l'idea avere il sapore, gustare il sapore e quindi essere sale, sale della terra. Il secondo messaggio, la seconda grande immagine, voi siete la luce del mondo. Ecco che allora però all'immagine della luce è annesso un messaggio, un'esortazione ad essere a loro volta educatori. Quello che avete dentro di voi, cioè la luce, potremmo dire la luce che vi è stata donata, perché anche questa luce è frutto di una luce illuminante che è Gesù, ecco, non nascondetelo, non nascondetelo in un luogo da cui non possa risplendere. Se avete ricevuto una luce, dovete essere disponibili, pronti a diffonderla e a comunicarla. Ecco allora la doppia esortazione per l'educatore e per l'insegnante. Stai attento ad essere un sale che non perde il sapore, perché tu potrai dare quella consistenza che hai coltivato dentro di te, ma quella luce che ti ha illuminato non tenerla per te. Fai in modo che possa illuminare altri.